A tutti. Un secondo. Sono tutti gli altri. Marco si è anche pettinato per l'evento, vedo. Si sente piano come audio, non so se sono solo io. No, io bene. Sentitemi. Ok. Ok, ottimo. Un secondo che finiscono di entrare tutti. State. Ciao a tutti. Ok. Ok, io andrei a cominciare. Allora, vi chiedo di tenere disattivati i microfoni in modo che così evitiamo rumori di fondo e poi dopo man mano di accenderli di volta in volta. Allora, innanzitutto grazie a tutti di essere presenti anche questa sera all'incontro che facciamo ormai bisettimanalmente, anche se stasera è una cosa un pochino particolare, in quanto l'abbiamo pubblicizzata in lungo e in largo, quindi tutti sapete di che cosa parliamo, quindi sono molto contento di avere questa opportunità e che la partecipazione comunque sia così elevata anche con persone non della regione toscana. Abbiamo comunque avuto richieste di partecipazioni anche da altre parti d'Italia che abbiamo accolto ben volentieri. La novità che c'è è che da un ospite gli ospiti sono diventati due, adesso capirete perché, in quanto quando abbiamo parlato con Nicola di questa cosa gli è venuta un'idea secondo me molto molto bella e l'abbiamo accolta in maniera molto molto positiva. Inizierei con una piccola, giusto due slide, presentazioncina che vi volevo fare vedere, così scopriamo anche il secondo ospite. Stasera abbiamo la fortuna e l'onore, mi sento di dire, di avere due personaggi di spicco del mondo arbitrale calcistico, Nicola Rizzoli e Paolo Mazzoleni, che ci hanno dato un po' del loro tempo per passare questa mezz'oretta, 40 minuti, quelli che saranno con noi, per parlare in tutta tranquillità e serenità un po' di quello che riguarda il mondo arbitrale, sia nostro che quello calcistico, quindi avremo la possibilità di sentire un po' le loro esperienze, fare le domande che vogliamo fare, le curiosità, perché non capita sicuramente tutti i giorni di avere la possibilità di avere, scusatemi la ripetizione, due personaggi di questo calibro e poter magari togliersi qualche curiosità che quando siamo, che ne so, davanti alla TV, sul divano, a guardare una partita di calcio, ci chiediamo. O anche comunque riferito al mondo arbitrale in generale. Con Nicola, oltretutto, abbiamo già fatto qualche anno fa una bella lezione dal vivo, questa volta presso l'Università di Siena. Abbiamo fatto un incontro congiunto tra arbitri di pallacanestro e arbitri di calcio sul ruolo dell'arbitro e potete vedere in questa slide un pochino quella che è stata la carriera di Nicola, dove spicca sicuramente la finale della Coppa del Mondo a Rio de Janeiro e le due finali delle due coppe principali, quindi di Champions League e di Europa League. E Paolo Mazzoleni, anche lui è un arbitro di un ex arbitro di Serie A che ha finito l'anno scorso, quindi a maggio 2019, ed è stato inserito da luglio, poi mi correggeranno se hanno letto magari qualche cosa di inesatto nelle presentazioni, è stato inserito da luglio nel gruppo degli addetti al VAR. Quindi era giusto così per darvi un'infarinatura di quelle che sono state le loro carriere e per darvi lo spessore delle persone con cui abbiamo la fortuna questa sera di poter interagire. Quindi io torno alla schermata principale e prima di iniziare vorrei che dovrebbe esserci collegati, li vedo, sia Luigi Morante, presidente del Comitato Italiano Arbitri della Toscana,
che Gianni Carotti, istruttore regionale arbitri della Toscana, vorrei che anche loro facessero un saluto, un'introduzione, prima di passare la parola ai nostri ospiti. Luigi, ci sei? Senti? Sì, sono. Ok. Allora, grazie a tutti per la partecipazione, grazie a Rizzoli e a Mazzoleni per questa grande opportunità, ovviamente che oggi pomeriggio ci offrono, di confronto tra virgolette, i due mondi arbitrali che sono la pallacanestro da un lato e il calcio dall'altro, che poi hanno, a mio avviso, il comune scopo di applicare, di far rispettare le regole in campo per secondo i due punti di vista dei due sport. Per quanto mi riguarda, non vado oltre, lasciamo la parola a loro e ai ragazzi e possiamo tranquillamente iniziare. Ok, Gianni? Bene, buonasera a tutti, anch'io ringrazio i nostri ospiti, graditi ospiti. Sono due, sicuramente due arbitri famosissimi, ma noi sappiamo che sono anche due tifosi del nostro sport e quindi io non vorrei rubare tempo in chiacchiere, ma vorrei iniziare a interagire con loro e vi prego di fare delle domande, di intervenire in maniera educata e composti, direi, ok? In modo che questa conference sia veloce, ma allo stesso tempo interessante. Niente, prima okay. Domanda la faccio io, chiaro, no? Facciamoli presentare un attimo. Presentare un secondo, vai. Nicola? Nicola, mi sentite così? Sì, ecco, adesso ti sento. No, allora, anzitutto grazie dell'invito. Eccolo là. Grazie dell'invito, mi fa molto piacere partecipare a questa riunione un po' particolare. Prima considerazione che sicuramente hai omesso nella presentazione che tu hai fatto, che è la cosa più importante, bisogna dire. Eccolo qua, cominciamo così la riunione. No, nelle due presentazioni che hai fatto c'è una P e una F che ci dividono completamente, pur essendo due appassionati di basket, abbiamo questa riva opposta del fiume, che peraltro, voglio dire, quest'anno stavamo cavalcando a gonfie vele, che purtroppo giusto il coronavirus ci ha potuto stoppare, perché avevamo uno squadrone che poteva ambire chissà che cosa, anche se come qualcuno ha detto bene, la Coppa Italia siete arrivati più avanti voi, però insomma nel derby non avete fatto una grande figura. Detto questo, direi che possiamo chiudere qua la chat e andare a mangiare. No, adesso non so quanti ce ne siano di voi di Fortitudini, ma so che tra gli arbitri ci sono più Fortitudini che Virtusini, e questo mi rammarica molto, però vabbè, insomma. Non fa molto testo, soprattutto in Serie A, e questa è una cosa gravissima. No, a parte questo, adesso onestamente mi fa piacere fare una chiacchierata insieme a voi, condividere un momento quello che è questo periodo difficile da un punto di vista di mentale, più che altro perché aspettare, attendere, non sapere neanche la prossima stagione come sarà, come non sarà, immagino che sia un po' complicata per tutti. È chiaro che noi facciamo parte di un mondo di un livello professionale molto alto, quindi c'è una necessità, una volontà di ripartire a tutti i costi, e non necessariamente probabilmente la soluzione più corretta, più giusta, e che si riuscirà ad ottenere nonostante tutto. Quindi vedremo un po', siamo anche noi un po' in attesa, come se fossimo i box, per poter schierarci nella griglia di partenza senza sapere ancora se il Gran Premio si correrà o meno. Quindi è una situazione un po' particolare, complicata dal punto di vista sia mentale che di preparazione fisica, quindi siamo un po' in attesa, e condividere un momento di attesa anche con gli altri sport, dove magari sono state anche prese delle decisioni, credo correttamente, anche perché il basket, parlavo con Mancinelli 4 settimane fa,
vive sugli incassi più che altro del pubblico e della gente, della passione delle persone che vanno a vedere questo sport, quindi sicuramente è stata fatta la scelta più opportuna in breve tempo. Noi siamo ancora in attesa, e quindi quando uno è in attesa e non sa, tra virgolette, di che morte morire, è un pochettino complicato. Lo facciamo con serenità, con calma, e, ripeto, aspettando. Ok, io farei fare un saluto anche a Paolo, poi possiamo... Nel frattempo si sarà messo una maglietta della Fortitudo, perché non lo vedo, ma immagino. Allora tiriamo un pochino su la cosa, perché sennò è un problema. Paolo, ci sei? Meglio così, direi, a sto punto. Paolo? Mi sentite? Sì, eccoti. Sì. Eccoci. No, la maglia c'è, per cui sono in grande condizione. Grandissimo. No, scherzi a parte, allora vi ringrazio per lo saluto Nicola, soprattutto perché è il mio capo. Vi ringrazio per l'opportunità, perché soprattutto in questo periodo, ma per me da sempre, è piacevolissimo parlare di pallacanestro. Ho tantissimi amici all'interno del, chiamiamolo, vostro mondo, con cui c'è un rapporto di amicizia, di stima reciproca e anche, perché no, di confronto. Amo la pallacanestro alla follia e tutte le volte dico che, nonostante la carriera che ho fatto e nonostante quello che faccio tuttora, resta comunque il mio primo amore. È chiaro che io ho scelto la parte giusta di Bologna, però con questo, scherzi a parte, ripeto, penso che io e Nicola, da questo punto di vista, siamo l'esempio, senza presunzione, di come dovrebbe essere vissuto anche un campanilismo a livello di derby, nel senso, c'è qualche sfottò, però è riconosciuta la caratteristica di un popolo unico come il nostro, io riconosco le caratteristiche di un popolo diverso, ma unico, altrettanto unico come quello della Virtus. Detto questo, vi ringrazio, sono ovviamente a disposizione per qualsiasi domanda e per qualsiasi esperienza che vogliamo condividere insieme. Ok, Gianni, quindi ti do l'onore per la prima domanda. Vai. Allora, io vorrei chiedere a Nicola Rizzoli, che saluto nuovamente, di spiegare cosa si prova durante la settimana quando c'è l'attesa della designazione. Questa è una cosa un po' che noi possiamo condividere con voi, credo, perché questo tipo di attesa è uguale un po' per tutti gli arbitri di qualsiasi sport. Uno sa che la settimana dopo magari c'è un match importante e pensa di essere fra quelli che lo può arbitrare, e quindi è in attesa, magari aspettando che questa gara venga data a lui. E, come vive un arbitro di calcio questa cosa? Sì, è una domanda interessante, anche perché adesso la posso fare e vivere da entrambe le prospettive. Una era quella da arbitro e una è quella da designatore. È chiaro che la particolarità assurda della mentalità di un arbitro, e credo valga per qualunque tipologia di arbitro, è che noi ci auguriamo di fare la partita più difficile, la più complicata, quella più sotto i riflettori, quella che sai che è una o due decisioni sbagliate in quella gara ti ammazzano. Quindi abbiamo questa perversione mentale nella quale speriamo di avere sempre la partita più difficile della domenica, e questo perché siamo in qualche maniera forse anche presuntuosi, che è una dote necessaria per fare l'arbitro. Io sono convinto che bisogna essere presuntuosi, allo stesso tempo bisogna anche essere intelligenti da capire essenzialmente due cose. Una, che la presunzione serve, ma non siamo infallibili, quindi dobbiamo anche essere umili abbastanza da poter renderci conto che possiamo sbagliare. Due, che la presunzione serve, dobbiamo essere convinti di essere migliori, magari anche del gruppo, delle volte, però essere abbastanza intelligenti e umili da capire che ci può essere qualcuno più bravo di noi o comunque più adatto di noi per quella partita. Quindi, quando si parla di
faccio un esempio, arbitri di Serie A che hanno 10 partite la domenica e sono in 21, che vuol dire tendenzialmente sanno quando è il turno di uscire, quando è il turno di uscire, quei 10 che sono in uscita sanno che hanno 10 partite, tutti vorrebbero fare la più bella. Non sempre si riesce a ottenere la più bella, anche se è il desiderio, e noi ci prepariamo tutti per la più bella, perché essendo presuntuosi vogliamo farla la più bella. Allo stesso tempo, da designatore, quello che posso dire è che non sempre la più bella è la più giusta, in considerazione non solo di quella domenica, in considerazione del fatto che poi dopo ce n'è una la domenica dopo ancora, e tra tre domeniche. Quindi delle volte la preparazione per un match avviene con 4 settimane di anticipo, un mese di anticipo, soprattutto per i match più importanti, e prima di quella partita lì avrai delle altre gare da fare dove non devi sbagliare. Quindi c'è un equilibrio delicato tra la partita che non è sotto i riflettori da quella che è sotto i riflettori, quindi ci sono sempre una sorta di sinusoide di designazioni nella quale a turno bisogna fare la partita più importante. Tendenzialmente un arbitro top di partite importanti ne dovrebbe riuscire a fare 3-4 in una stagione, il che vuol dire aver avuto una squadra molto forte con un livello di arbitraggio molto positivo, e poi eventualmente ci sarà chi le farà solo 2 volte, chi le farà 4, però tendenzialmente i top match si suddividono tra i 6-7 arbitri più importanti che sono in grado di poterla fare ad altissimo livello. Poi ogni tanto bisogna inserire l'exploit, cioè quello che giovane sta andando bene e rappresenterà il futuro, quindi un minimo di rischio da designatore te lo prendi. E la cosa strana, ripeto, è che da arbitro non la vivi come un rischio, la vivi come non vedo l'ora, cioè io sono pronto, noi siamo sempre pronti a fare qualunque tipo di gara, è che ci vogliono le spalle larghe per supportare un eventuale errore in una gara sotto il riflettore. Allora quando sei giovane in crescita ti manca solo quello, poi la gara probabilmente sei anche in grado di farla, quindi ci vuole un equilibrio tra fortuna, capacità, talento e momento, però è sicuramente la parte più divertente, l'attesa della designazione credo che sia una delle cose più stimolanti della nostra. Io mi ricordo, vi faccio un esempio, quando ho avuto la fortuna di fare la finale dei mondiali, ce l'hanno comunicato 3 giorni prima e onestamente noi sapevamo di essere una delle 3 eterne che aveva la possibilità di farla, però con il fatto che l'Argentina era andata in finale e noi l'avevamo già arbitrata 2 volte, ci consideravamo quelli con meno possibilità di arbitrarla. Nonostante questo, l'attesa di quel momento è stata la cosa più adrenalinico fino al momento in cui non ce l'hanno designata, in cui l'adrenalina è andata a 1000. Da lì al giorno della partita, cioè quei 2 giorni e mezzo che sono mancati, è stata molto meno adrenalinico, molto meno di tensione rispetto alla designazione, perché l'arbitro in realtà vince la partita nel momento in cui viene designato, cioè la sua vittoria di per sé è la designazione. Poi dopo siamo abituati a farla o a cercare di farla del nostro meglio, la partita, e come preparare una partita è uguale a tutte le altre che hai preparato nella tua carriera, perché se arrivi a fare quelle gare lì vuol dire che sei preparato. Però la designazione in sé è la parte più emozionante, più finché non ti designano. E mi ricordo che quando stavamo entrando in campo, la mia sensazione era proprio questa: i giocatori stanno scendendo in campo per vincere la finale. Io come arbitro l'avevo già vinta perché ero già stato designato, quindi sapevo che l'arbitravo, ero io, quindi è un equilibrio tra io l'ho già vinta, voi la state per giocare, quindi la tensione ce l'hanno più i giocatori rispetto all'arbitro. Io prima di passare la parola ai ragazzi vorrei fare una domanda ad entrambi: se c'è stato un momento nella vostra carriera arbitrale in cui hai detto ma chi me lo fa fare per andare avanti, cioè mollo tutto, torno a fare la mia vita, e che cosa invece poi vi ha spinto magari a superare quel momento di difficoltà che penso che ogni arbitro incontri sulla sua strada, ecco. Mazzo, vado. Ma allora probabilmente un vero motivo in cui ho pensato di mollare non c'è stato, ne avrei anche magari da raccontare, visto che non mi sono fatto mancare nulla in questi anni, però diciamo che voglio ricordare magari il fatto di aver perso mio padre, che non è mai stato un appassionato di calcio, ma mi ha sempre seguito,
è stato un momento di smarrimento. Però ecco, non so se perché sia bergamasco, e anche questo particolare momento che stiamo vivendo un po' tutti testimonia un po' le caratteristiche dei bergamaschi, di non piegarsi mai, di non mollare mai, o di non pensare mai al peggio, ma pensare sempre a reagire, a trovare sempre uno spiraglio di sole anche in mezzo a un temporale pazzesco come quello che stiamo e abbiamo vissuto. Anzi, preferisco dire che proprio la carriera, proprio l'essere arbitro mi ha aiutato a capire e a dare la giusta importanza ai vari momenti anche della mia vita, ovviamente non solo quella sportiva, perché poi secondo me la fortuna è il segreto di un arbitro, è quello di miscelare delle esperienze incredibili che questa nostra attività ti permette di fare, ma non permettere che queste esperienze rimangano solo esperienze sportive, perché sarebbe stata la mia sconfitta più grande. Invece riuscire a miscelare queste meravigliose esperienze con esperienze di vita, esperienze che ti possano forgiare e far crescere come uomo, direi che è stata per me una delle mie vittorie più importanti. Nicola? Sì, concordo con quello che dice Mazz, l'ha detto anche molto bene. Io ne ho avuti tanti di momenti in cui volevo smettere, ma tanti, tendenzialmente i motivi però erano uno sportivo sentimentale e uno privato sentimentale, cioè nel senso la prima volta, ve lo ricorderete tutti, forse ne avevamo già parlato quando ero venuto lì, ci fu una bufera mediatica intorno al mio nome dopo una partita tra Udinese e Roma per i tre Vaffa eccetera, che in campo minimamente erano stati percepiti in nessuna maniera, in TV è passato come se io avessi fatto chissà che cosa, o meglio non avessi reagito in una maniera opportuna, e la cosa che mi fece venire il desiderio di smettere fu una dichiarazione dell'allora presidente che il giorno dopo sul giornale Rizzoli scrive una pagina nera del calcio. Allora, se il tuo presidente definisce te come arbitro come uno capace di scrivere una pagina del calcio, il mio primo istinto è stato quello di scrivere una lettera di dimissioni, ma per scusarmi più che altro con gli arbitri della base, perché se io avevo avuto un comportamento tale da mettere in difficoltà gli arbitri della base, era opportuno che io smettessi. E chi mi fece decidere di aspettare un attimo fu la mia allora fidanzata, che poi è diventata mia moglie, che mi disse: guarda, io dovevo partire il giorno dopo per il Qatar per fare una partita, mi disse: vai a fare questa partita in Qatar, distraiti 3 giorni, tieni lì la lettera, che ce l'ho ancora, di dimissioni, e poi quando torni decidi cosa fare. Io quando andai ad arbitrare, che comunque sia arbitrare ti fa capire, soprattutto quando sei al di fuori dei riflettori italiani, ti fa capire quanto c'è di passione personale nel mondo in cui mettiamo, cioè non è solo una questione di professionalità, è proprio una questione di passione, cioè noi facciamo questo lavoro perché abbiamo la passione, non perché siamo solo dei professionisti, perché sennò non saremmo probabilmente arrivati a essere dei professionisti o dei semiprofessionisti. Tornato, andai da Collina a parlare con lui, anziché col mio presidente, e gli chiesi che intenzione aveva, cosa voleva fare, se aveva intenzione di recuperarmi o di accantonarmi, perché insomma io comunque avevo la mia ambizione. E lui mi disse: mancavano 8 giornate di campionato, lui mi disse: quest'anno la Serie A non la vedi più, ne riparliamo quest'altro anno. E io, sapendo di che morte dovevo morire, quindi come dovevo focalizzare e concentrare per ripartire, gli ho detto: va bene, aspettiamo, vediamo, valutiamo, poi prossima stagione vediamo come ripartire. Nel frattempo parlai anche col presidente e lui mi disse che erano state travisate le parole da un giornalista, le aveva scritte così, ma in realtà lui aveva detto tutta un'altra cosa, eccetera. E quindi recuperai in questa maniera, e la prima di campionato della stagione successiva, la prima partita era un Roma-Napoli, e appena ci fu il sorteggio del campionato io pensai: se io fossi il designatore in intenzione di recuperarmi, mi manderei ad arbitrare Roma-Napoli. E Collina mi mandò la prima giornata di campionato a fare proprio Roma-Napoli, quindi a rincontrare Totti, che peraltro quella partita non giocò, quindi non ci incontrammo, però fu un modo per me per capire, per avere la fiducia del tuo designatore, che è
tutto nella vita, cioè lo sapete meglio di me. Se sentite che il vostro disegnatore crede in voi ed è convinto che voi siete bravi, arbitrate meglio, c'è poco da fare. Ok, bene, allora io lascerei la parola a chi vuole fare qualche domanda in maniera ordinata, perché sennò facciamo un gran confusione. Chi vuole fare la domanda attiva il microfono, si presenta e fa la domanda e poi disattiva il microfono. Prego. Posso io? Sì, vai. Attivo pure la videocamera. Sì, Antonio Putaggio, siciliano, emigrato in Toscana. Volevo chiedere cosa si prova, o comunque qual è la sensazione, la prima sensazione che si ha quando si entra, non lo so, alla Scala del Calcio, a parlare a San Siro in questo caso, o anche soprattutto quello che per me è molto importante, il giorno dopo, magari per voi che siete a quei livelli, che avete arbitrato partite molto importanti, il giorno dopo magari vedere denigrati dai giornali o dal pubblico o anche durante la partita. Cosa si prova, anche in quel momento, come si fa a superare un momento così difficile e magari così complicato magari da gestire, soprattutto le prime esperienze? Fai tu, Mazzo, faccio io. Fai tu, dai. No, mi trovi, cioè ti ringrazio per la domanda, anche se sono tra virgolette un pochino in difficoltà, perché come Nicola mi conosce bene, io sono uno che legge più libri che giornali, anche perché i libri li trovo molto più interessanti e soprattutto possiamo sceglierli, quali libri leggere e quali meno. Mio nonno faceva una brutta battuta sui giornali che non voglio ripetere, però soprattutto adesso che siamo in periodo, arriviamo al periodo estivo, che ci sono i barbecue, a me i giornali li uso tanto per iniziare quei bei barbecue che facciamo qui nella mia zona. Ma al di là di questo, e con questo non è superficialità la mia, perché mi tengo assolutamente, l'ho sempre fatto, mi tengo molto aggiornato, però di certo non mi faccio cambiare il morale del lunedì o l'umore della mia settimana in base alla mia prestazione per quello che scrivono o tentano di scrivere i giornali. Sono sempre stato molto autocritico, perché penso che uno dei limiti più grandi dell'arbitro, di un arbitro, sia la presunzione, e per cui ho cercato sempre, nel limite del possibile, perché ogni arbitro ha un po' di egocentrismo, però di mettermi continuamente in discussione, di studiare soprattutto quello che facevo, di capire quali erano gli aspetti migliorativi. Ma lo dicevo prima, anche sentendo parlare Nicola, di come preparava anche comunque certe gare, e penso di conoscerlo bene, mi sono sempre riconosciuto un pochino di sana incoscienza, nel senso, grande senso di responsabilità, perché dobbiamo sapere che andiamo a fare un qualcosa di molto serio, ma un pizzico di sana incoscienza può essere un altro segreto per un arbitro, cioè godersela, per cui io, quando ho avuto la fortuna di entrare in questi stadi pieni, non ho mai pensato a quella che poteva essere la reazione di fronte a un mio errore o meno, ma avevo talmente questa carica di adrenalina e soprattutto il desiderio di godermi questo momento che poi tutto passava. Me ne accorgo quest'anno, che sono rimasto in questo ambiente con un ruolo che mi piace molto, ma è un ruolo comunque diverso, e devo dirti che mi manca da morire il campo, la prestazione atletica, il fatto di essere in mezzo a 22 giocatori, per cui ecco, uno sprone anche soprattutto ai ragazzi giovani, come lo sei tu, di goderti comunque ogni momento, ogni partita, perché può essere lo step per una carriera di successo. E la carriera di successo non deve essere quella che ti porta a fare come ha fatto e si è meritato Nicola alla finale dei mondiali, ma a fare la carriera che più ti si addice. Per cui non c'è soddisfazione migliore che quando finirai l'ultima partita essere orgoglioso di quello che hai fatto. Certo. Grazie mille per la risposta. Grazie mille. E complimenti per la maglia del Borussia Dortmund. Sono interista, anzi sono pure mezzo, iniziato che il Borussia ci ha eliminato. Grazie mille comunque per la risposta. Grazie. Qualcun altro che vuole intervenire? Posso andare io? Ema, vai. Ciao, Alessio Emanuele.
da interista giovane a juventino anziano, però è un mio collega, non lo conoscevo. E comunque ho un paio di domande. La prima è quanto contano, dimmi se puoi rispondermi, Nicola, gli episodi in una valutazione di un arbitro di calcio? Cioè, ti spiego meglio. 90 minuti di partita, gestione falli, cartellini, perfetta. Al 93esimo l'attaccante entra in aria e io mi auguro, il posizionario direi speriamo non entri in aria, entra e magari c'è il rigore e sbagliato. Quanto conta in una prestazione di una partita un episodio singolo sbagliato, ovviamente decisivo per il risultato, perché chiaramente da 0 a 0 si va a 1 a 0 o viceversa. Questa è la prima, poi non un'altra, io, Nicola, Paolo è lo stesso. Anche questa dimmi se puoi rispondermi, ovviamente. Qualche linea, ovviamente capisco che è una domanda molto 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 lunga, sarebbe da come risposta, la gestione delle proteste, che io da tifoso mi incuriosisce un sacco. Io conosco più o meno, diranno i miei istruttori, la gestione delle proteste da appunto in una partita di basket, ma di calcio io vedo gesti plateali, vedo, cioè, come sono le, diciamo, i dettami, gesti plateali anche in faccia, magari, insomma. Ecco, queste sono le due domande. Allora, io ti ringrazio meno rispetto a quello che era ringraziamento di me. No, scherzo. Non ho capito il discorso di giovane interista, vecchio juventino, no, se nel frattempo hai avuto un incidente grave, cosa è successo? No, sì, ho avuto un problema alla testa. Sì, sì. Ah, ecco, mi ecco. Sono svegliato juventino e tifoso di Del Piero, quindi... Ah, va bene. No, allora, il discorso del quanto incide un errore. L'errore incide tanto, è inutile nasconderlo. Dobbiamo fare una considerazione, però. Il giudizio globale della partita è una cosa, e il voto è un'altra cosa ancora. E in più anche il ritorno mediatico dell'errore è un'altra cosa ancora. Cioè, nella gestione di un arbitro, dobbiamo valutare quelli che sono i percorsi formativi, il percorso di crescita e quello che è la possibilità, le potenzialità che questo ragazzo può avere. È ovvio che in un ragazzo in crescita gli errori hanno una valenza che però non vuol dire tarpagli le ali, vuol dire che ha una valenza importante per quella gara specifica. Non vuol dire che uno cambia completamente la considerazione dell'arbitro che aveva prima solo perché ha fatto un errore al 90esimo importante che ha pregiudicato il risultato della partita o comunque ha influito sul risultato della partita. In termini di voto influisce parecchio, in termini di giudizio non necessariamente, se l'errore non è causato da un approccio sbagliato alla situazione dinamica, diciamo, dell'evento. Quindi ci sono diverse tipologie di lettura. La maggior parte delle volte il paragone più corretto da fare è: chi sbaglia un rigore al 90esimo, la partita dopo lo fai giocare o non lo fai giocare? E anche l'arbitro, per quanto possa sbagliare un rigore al 90esimo, la cosa più importante è che ritorni in campo il prima possibile per mettersi alle spalle e fare esperienza, perché è la cosa più importante, dall'errore che ha commesso. Un arbitro invece, faccio un esempio del livello in cui è arrivato Mazzo negli ultimi anni della sua carriera, è quell'arbitro che ti serve per quelle 4 gare all'anno, perché il resto fanno parte di un approccio per arrivare nel momento migliore a quelle 4 gare lì. E quelle 4 gare lì non è solo la partita in sé, è la chiave del campionato più delle volte. Cioè quelle 12 partite in una stagione, le più importanti, gli scontri diretti, sono la chiave del campionato. Quindi non è solo l'errore in sé per la partita, è l'errore che può incidere anche sul risultato di un campionato. Quindi c'è una pressione mediatica, un discorso che va oltre al semplice errore, quindi nella valutazione di un arbitro di informazione, rispetto a quello che è l'arbitro, come era Mazzoleni, che è un arbitro, un prodotto finito, in grado di poter fare qualunque tipo di gara di Serie A, no? E quindi ci sono gestioni diverse, considerazioni diverse che devi fare solo per la Serie A. Tutte le altre categorie, soprattutto giovanili, più si sbaglia, più si impara. Cioè, la possibilità di fare di più errori a livello giovanile, anche importanti,
ti insegnano molto di più. Quello che ha detto prima Mazza è fondamentale, cioè io ho detto l'arbitro deve essere presuntuoso, siamo tutti presuntuosi, poi ci vuole l'intelligenza per poter capire che è più importante essere umili e quindi imparare da quegli errori che facciamo, perché se non riconosciamo gli errori, non siamo abbastanza umili da riconoscere gli errori, dal capire il perché degli errori, non cresciamo. Se ne facciamo di importanti, cresciamo più velocemente, cioè fare degli errori piccoli cresci meno. Quando fai un errore che prendi una tramvata in testa, quell'errore lì non lo fai più, è più facile non farlo più. Quindi è tutto un percorso di crescita che dove l'errore ha una base e un fondamento tanto importante per poter diventare arbitro di livello, e ci siamo passati tutti attraverso gli errori, eh? Poi è chiaro, quando arrivi a fare quelle 10 partite di cui parlavamo prima del campionato, è meglio non sbagliare, perché lì fa male, lì può far male. Sul discorso invece delle proteste ne parla Mazza, però una cosa sola voglio dirvi. Io vedo anche tutte le partite di basket, e di proteste ce ne sono tante anche nel basket, un pelo più contenute, vero, però ce ne sono tante. Le telecamere che ci sono nel calcio ti vengono a zoomare gli occhi, fanno dei replay che sono devastanti. Nel basket è talmente veloce il gioco che non hai il tempo di fare questi replay, quindi li percepisci molto di più alla TV che live, così come nel basket. Nelle TV quasi non li percepisci, ma perché hai meno possibilità di fare questa tipologia di replay tendenzialmente, oltre al fatto che c'è forse un po' più di ignoranza da un punto di vista di cultura generale nel mondo del calcio rispetto a quello del basket. Però a questo risponde Massa, che è anche più giocatore di me. No, ma secondo me c'è poco da aggiungere, nel senso, stavo pensando la stessa cosa, cioè il calcio è diventato un qualcosa di terribilmente mediatico. E per cui con una copertura televisiva importante, per fortuna del calcio, dove però viene smascherata qualsiasi cosa. E in campo molte volte a me capita di girare nelle nostre sezioni e c'è sempre l'associato un po' più anziano, meno giovane, che ti dice: ma perché in Serie A tollerate determinate proteste? No, non è che le tolleriamo, perché adesso non perché mi sta sentendo Nicola, ma Nicola è disegnatore da qualche anno ed è assolutamente una delle sue cose più severe, il fatto di essere intolleranti sulle proteste e sui comportamenti dei giocatori. Per cui non è che li tolleriamo, però a volte ovviamente preso dalla partita e preso dall'azione, da qualsiasi cosa, ti può sfuggire una protesta, ma come diceva lui effettivamente ne va poi di quella che è la costruzione di un arbitro, che sia un arbitro giovane, che sia un arbitro in ascesa, che sia un arbitro agli ultimi anni, per cui tra virgolette un prodotto finito. C'è sempre questo terrore che una mancanza di coraggio di fronte a una protesta, soprattutto di un giocatore leader, di un giocatore rappresentativo, io l'ho sempre immaginata come uno sgretolarsi di tutto il lavoro che avevo fatto per crearmi comunque un'immagine di arbitro, che poi i giocatori rispettano, perché capita anche a voi nella pallacanestro. A me capita di le poche partite che riesco a vedere, me le vedo ovviamente in parterre come Dio comanda, e vedo anch'io, sento anch'io, magari soprattutto dei giocatori stranieri, che ci sono alcuni tipi di comportamenti, di proteste, però ecco, se c'è alla base questa stima reciproca, cioè se il giocatore sente che dalla parte opposta, tra virgolette, c'è comunque l'arbitro, cioè l'arbitro con la maiuscola, può essere chiaramente un gesto casuale, un gesto di stizza, una protesta così dettata dal momento, ma non deve mai mancare quello che è il rispetto dell'arbitro e il rispetto dei ruoli. Ok, c'era prima di Emanuele, ho sentito un'altra voce che voleva fare una domanda prima. Chi era? Se posso io? Vai. Intanto mi presento, sono Michele Bertuccelli da Lucca e sono un grandissimo appassionato di calcio e volevo innanzitutto ringraziarvi per gli anni di arbitraggio che avete fatto, perché secondo me ci deve essere una pressione dietro che io da tifoso la sento fortissimo, immagino da arbitrare partite importanti e in Serie A, Coppa del Mondo, Champions, Europa League, tutto sia una grande pressione. E la mia domanda è un po' meno tecnica, diciamo, cosa si prova ad arbitrare i giocatori di livello di Messi,
Ronaldo a notare i giocatori di con un livello tecnico estremo. E poi è un po' legata anche alla domanda del ragazzo precedente: quando si entra in uno stadio come San Siro, comunque a Torino, la forza che possono dare sia positiva che negativa, se come la ricevete voi, cioè dei tifosi, che se è una forza più vi stimola o vi mette più sotto pressione questo. Grazie mille. Rispondo velocemente io, soprattutto partendo dalla fine, dall'ultima domanda. Arbitrare a porte chiuse mi fa schifo, detta sinceramente. Arbitrare con 100.000 persone ti stimola a non finire, è meraviglioso. L'unica cosa che ho sempre detto alla mia squadra, ai miei assistenti e a chi era con me, e Mazza lo sa perché abbiamo fatto un sacco di partite assieme, è divertitevi, cioè divertitevi soprattutto in quel tragitto dall'uscita, dall'ingresso del tunnel, diciamo, fino a centrocampo, che è l'unico momento in realtà dove riesci a goderti lo stadio, perché dopo la concentrazione della partita è talmente esagerata che non ti rendi conto neanche dei cori o ti rendi conto di pochissimo, solo di dettagli. Ma quel minuto in cui tu entri nello stadio, vai a centrocampo, ci sono o l'inno delle nazionali, o l'inno della Lega o quello che è, e hai veramente quei 20 secondi di tempo per guardarti intorno, ecco, quello lì è veramente il momento in cui ti devi godere lo spettacolo, cioè avere la fortuna di essere uno dei protagonisti, tra virgolette, anche se l'arbitro non deve essere un protagonista, però ti godi i giocatori che dicevi prima da dentro il campo, cioè hai delle prospettive che le puoi avere solo tu, neanche una telecamera, quindi è una sensazione che in quel momento te la devi godere a mille. All'adrenalina ci deve essere, la tensione ci deve essere, devi viverla a pieno. Poi quando incominci a fischiare, fai il primo fischio, inizia la partita, boom, si azzera tutto, le emozioni le controlli perché sei abituato a controllarle e ti concentri, quindi non riesci a goderti nulla. E riuscire a, Mazza l'ha detto prima, condividere, cioè questi momenti sono quelli che poi dopo ti entrano veramente dentro, sono quelli che ti ricordi davvero. Io delle partite più belle, la finale dei mondiali, per dirti, io l'ho riguardata dopo 3 mesi perché non riuscivo a rivederla prima, non so per quale motivo. Dopo 3 mesi che l'ho rivista e ho rivisto l'ingresso in campo, io ho detto, ma quanti, io non me ne ero accorti così tanti, te ne rendi conto quando lo rivedi. Quindi in campo, alla fine è sempre una partita 11 contro 11 di giocatore. Se tu arbitri Messi come arbitri Teodosic, faccio per dire uno paragonabile, insomma, allo stesso giocatore, se sei lì è perché sei bravo, è perché sei allo stesso livello loro, quindi non ti fai questa domanda. Arbitro Messi o arbitro Ronaldo, sì, te lo fai prima perché devi preparare la partita, devi sapere che uno è mancino, come gioca, l'altro è destro, come calcia, cioè tutte informazioni tecniche, ma non di passione come quelle che potrebbero essere di un tifoso. Quindi è normale, essere lì in mezzo è normale, se tu ci sei perché ci puoi essere. Mazzo. No, sono d'accordo, l'unica cosa che non sono d'accordo su Teodosic, però No, scherzi a parte, sono assolutamente d'accordo. Cioè, è chiaro che cioè, sono i momenti, ha ragione Nicola. Io magari non ho fatto il livello di partite che magari ha fatto lui, soprattutto all'estero, però io ti dirò, all'estero mi ricordo tantissime mie esperienze, tantissime mie partite, ma non tanto per il gesto tecnico, quanto per aver vissuto un ambiente particolare, uno stadio particolare. Aver arbitrato dei giocatori particolari, per cui queste sono le cose che ci si porta dietro per tutta la vita. Una parola semplice, esperienza, che può servirti, può servirci da arbitri, perché è un'arma che non costa nulla, ma non si può comprare, perché step dopo step è un qualcosa, una ricchezza che ce la costruiamo noi, però è un qualcosa che ti resterà per tutta la vita. E volevo un attimo approfittare, dopo giusto un secondo, agli altri, perché mentre parlava Nicola mi è venuta in mente una domanda che può accomunare i nostri due mondi, in quanto comunque sapete benissimo che da noi si arbitra in doppio o in triplo, in Serie A, in Serie A2. Per voi quanto è importante, magari adesso col VAR forse
questa cosa passa un po' in secondo piano, però quanto è importante, quanto è stato importante fidarvi dei vostri assistenti? Mazzo, rispondi tu. Vabbè, Nicola soprattutto è più indicato a rispondere perché ha avuto una squadra, scusate, una squadra magari molto più fissa di quella che avevo io, però ovviamente avevo anch'io quasi sempre gli stessi assistenti, direi che è fondamentale. È fondamentale perché ti accorgi che arrivi alle ultime partite, le ultime per me, cioè le ultime della mia carriera, ed erano partite magari, tra virgolette, pesanti, dove ti basta uno sguardo in ascensore o sul pulmino prima di partire per lo stadio ed è più importante di fare un briefing di 30 minuti o di vedere delle slide. Per cui il fatto, ecco, di avere un rapporto di fiducia, stima e complicità con la propria squadra credo che sia assolutamente, assolutamente fondamentale. Sì, è assolutamente vero. Ho avuto la fortuna di sceglierli, tra virgolette, scegliere. A livello internazionale li puoi scegliere, mettiamola così. E ho scelto i miei due assistenti nel 2008 e la finale dei mondiali l'ho fatta nel 2014, quindi vuol dire 6 anni insieme in tutte le gare più importanti. Quello che dice Mazza è la verità, cioè uno sguardo, una parola, una cosa diventa fondamentale. Io sapevo, siccome abbiamo questo communication system per poterli sentire, a seconda del tono di voce con cui loro mi dicevano un fuorigioco, io sapevo se avevano una certezza, se probabilmente l'avevano cannato o se avevano semplicemente stretto le chiappe e sperato che gli avesse preso la decisione giusta. Cioè capisci veramente tutto e la cosa più importante non è solo la parte tecnica, la cosa più importante è davvero il fuori dal campo, cioè essere amici, sentirsi amici e riuscire a fare in modo che la squadra cresca nel rapporto insieme, non che ci sia qualcuno che tiri giù, è proprio un rapporto di per poter essere più forti. Allora quando senti questo vuol dire che sono le persone giuste e riesci a costruire veramente un rapporto di amicizia col quale condividi tutto, cioè i successi, la tua vita quotidiana, la vita normale. Perché? Perché diventa una parte di te stesso, fino ad arrivare davvero a in campo riuscire ad avere tutti la stessa faccia, cioè la mia faccia era la loro e la loro era la mia, e questa è la cosa più che ti dà più garanzie nel tempo, ti fa sentire più forte, ti fa sentire, è chiaro che in squadra siamo più forti, da soli siamo più deboli. Il vostro ruolo è diverso perché avete, è vero che ci sono i ruoli anche all'interno della vostra terna, c'è quello più esperto, c'è quello, è tutte dinamiche, però in realtà da un punto di vista tecnico avete importanze uguali. Tendenzialmente le decisioni potete prendere le stesse, e quindi è ancora più importante, credo, la capacità di rapportarsi e di avere la stessa filosofia di pensiero. Grazie. Prego. Io avrei una domanda. Chi sei? Dove sei? Matteo Indrizzi. Vai Matteo. La mia domanda riguarda più che altro la gestione delle partite per quanto riguarda la parte linguistica. Se vi è mai capitato di dover dirigere una partita utilizzando più lingue, a parte l'inglese o l'italiano in caso di partite sul, appunto durante il campionato italiano? Essere nominato internazionale nel 2011, che avevo grosse problematiche anche con l'inglese, per cui questo da sprone a tutti, perché tra i miglioramenti che ho dovuto ottenere anche questo, per cui mi sono fatto una full immersion di inglese e capisci effettivamente quanto poco può bastare per renderti comunque in questo caso uno sportivo migliore, cioè andare all'estero e fare scena muta davanti a delle persone o trovare dei calciatori che parlano esclusivamente inglese e trovarti in difficoltà è qualcosa che non potevo accettare a 35 anni, per cui i giovani da adesso sono di un'altra generazione, per cui io vedo mio figlio, ho un bambino che ha 5 anni e già fa l'inglese, non dovrebbero essere ignoranti come è stato suo padre, però diciamo, siamo riusciti a cavarcela, è assolutamente fondamentale. Io non forse più lingue non mi ricordo di aver avuto necessità di parlare durante una partita. È chiaro che la madrelingua ovunque si vada ad arbitrare è l'inglese, ma veramente ovunque,
per cui avere una base di inglese sia di sopravvivenza ma soprattutto di conoscenza tecnica, conoscenza calcistica, penso che sia assolutamente fondamentale per un arbitro. Sì, io concordo pienamente, aggiungo solo una cosa, sapere le lingue non è fondamentale, cioè puoi arbitrare lo stesso e avere delle ottime capacità, essere un ottimo arbitro non è che ti deve precludere niente, però sicuramente ti limita, allora è una scelta personale poter capire che cosa gli altri dicono e soprattutto poterti relazionare, perché se attraverso un comportamento tu riesci a risolvere delle dinamiche, se tu non puoi sfruttare la lingua sicuramente perdi un'opportunità, cioè l'arbitraggio è avere un arco e dietro un cestello pieno di frecce e le frecce sono di tutte dimensioni a seconda della tipologia di bersaglio che tu devi avere, quindi per uccidere un cinghiale una cosa, una lepre un'altra, un moscerino un'altra ancora, allora più tipologia di frecce tu hai e puoi utilizzare col tuo arco, più possibilità hai di cacciare, quindi di avere degli obiettivi diversi. Se tu ne hai solo una, ne hai una, se tu ne hai una decina, ti rendi conto che puoi sfruttare meglio le varie caratteristiche. Quindi ti dico, io per passione, io so l'inglese, lo so discretamente bene, ma sin da piccolo, non l'ho fatto per l'arbitraggio, però con l'arbitraggio chiaramente è migliorato molto. E poi arbitrando, siccome il 60% dei giocatori parlano spagnolo, ho studiato lo spagnolo, ma perché mi piace tendenzialmente, ma per cultura personale, non perché sia fondamentale arbitrare, cioè sapere le lingue per poter arbitrare bene, però è un'opportunità. Grazie mille. Domanda. Prego. Ciao Nicola, sono Salvatore, hai cominciato la riunione parlando di quell'episodio di Udine, non so se ti ricordi di me, comunque non fa niente. Da mascherina, allora, da medico. Sì, sono io, sono infermiere, sì, sono io. Volevo fare una domanda a Mazzoleni, non perché sono tifoso del Napoli, non per buttarla sul bagaglio, non mi interessa. Volevo sapere una cosa, dopo la finale di Pechino della Supercoppa, no? Se sei tornato ad arbitrare una squadra da dove hai avuto tante critiche, qual è stato il tuo approccio? Andare a riarbitrare quella squadra, capito? Questo mi interessa sapere. Devo dirti la verità, le critiche, a parte che fanno parte, volendo o nolente, fanno parte di quello che è il nostro mandato, il nostro mestiere, per cui con grande tranquillità mi ricordo che andai a fare, dopo quella partita, andai a fare Napoli-Parma, adesso non mi ricordo quante giornate erano passate di campionato, e, è chiaro che era una cosa molto alimentata da quelli che sono i media, però poi alla fine, come dicevo prima per altre cose, rimane quella che è una sorta di rispetto nei confronti dei giocatori, cioè tra giocatori e arbitro, tra dirigenti e società e arbitro. Ovviamente il pubblico segue quelle che sono le sparate giornalistiche, per cui io ero diventato un pochino il male di tutto il popolo napoletano sentendo i giornali, ma non è mai stato così. Io l'ho sempre vissuta con grande serietà, con grande naturalezza. Poi sai, un mio vecchio maestro arbitro qui di Bergamo mi diceva che noi arbitri diventiamo anche inconsciamente dei talismani o dei portasfiga, scusate il termine, no? Perché ci si fa un curriculum durante la carriera dove sembra che ci sia qualcosa, ma una squadra magari ha un curriculum con un arbitro di un certo tipo dovuto esclusivamente alla casualità, e un'altra squadra un po' meno, per cui io sicuramente magari non sarò ricordato per aver portato fortuna ai napoletani, ma lo dico in maniera assolutamente naturale. Grazie a tutti. Abbiamo qualche altra domanda? Posso intervenire? Sento che c'è un Martino, per un discorso di categoria, dai. Posso intervenire? Eccomi, vai. Buonasera a tutti, grazie Nicola e Paolo per la disponibilità. Ciao, buonasera. Allora, intanto mi presento, sono Martino Galasso, sono un arbitro di Siena e vi posso, come ha detto Nicola, è bello arbitrare Teodosic, però è anche bello salire le scalette del Paladozzo e vedere il muro della fossa. È veramente
Il Paladozza è veramente un palazzetto che dà emozioni, nonostante siano solo 6.000, ma dà emozioni. Per questo vi voglio fare una domanda. A Fiera sei stato? Quello nuovo. A Fiera sono stato e ti posso garantire che è grande, ma non ha niente a che fare col Paladozza. È molto, però sì, capisco le necessità. Io abito a 10 metri dal Paladozza, quindi so bene che cos'è il Paladozza. Quindi capisci cosa vuol dire il Paladozza. Però vi faccio una domanda, non so, spero sia una domanda divertente, ma allora, intanto come voi vivete la partita di basket da tifosi? Nel senso, se conoscete un po' il regolamento della pallacanestro e come lo conoscete, e come vivete il vostro essere tifosi nei confronti di noi arbitri di basket? Ci sfoghiamo, mazzo, ci sfoghiamo di brutto. Postiamoci dal calcio, entriamo nel basket, dai, nel nostro sport. Come ci vedete a noi arbitri? Allora, quando uno è tifoso deve fare il tifoso, ragazzi, cioè non ce n'è per nessuno. Io faccio l'arbitro perché insultavo l'arbitri da giovane, quindi figure, non avevo questa competizione, perché sei sempre convinto di aver ragione anche quando non ce l'hai, perché non conosco le regole certamente come le puoi conoscere tu, quindi le regole del basket, però ho la presunzione di saperle, cioè, capito? Quindi è proprio un vortice che non c'entra nulla, e quando sei tifoso, cioè, la passione ti deve un pochettino travolgere. Poi perlomeno cerco di non fare, cioè dentro di me, quando sono al palazzo e vedo qualcosa che mi verrebbe da urlarvi dietro, dico vabbè, ci sarà una telecamera, devo stare attento a non farmi inquadrare mentre ho. Quindi è un grandissimo aiuto salvagente per evitare di alzarmi in piedi e inveire. Però esulto, cioè la parte invece bella del tifoso, cioè l'esultare, l'alzarmi in piedi, tifare, quello, il tiro da tre, eccetera, per forza, cioè quello è inevitabile. Ogni tanto, cioè io non so voi come fate, perché noi abbiamo una distanza e comunque siamo fisicamente più separati dai tifosi. Voi cacchio ce li avete lì, cioè, è diverso. Io mi ricordo un mio ex presidente che aveva fatto uno dei gesti più brutti in assoluto, facendo proprio il gesto a bordo campo di quanto erano stati pagati gli arbitri, che è una delle cose peggiori come offesa da dire all'arbitro, credo. E io reagirei, io se fossi l'arbitro, io mi viene da reagire, cioè farei fatica a stare buono. E quindi avete un autocontrollo anche da questo punto di vista che per noi non serve, cioè noi siamo più distaccati dal pubblico, e non è facile accettare tutte le decisioni quando sei convinto che siano sbagliate. Poi siccome tutti siamo bravissimi a essere giocatori, allenatori, io sono uno dei giocatori di basket più scarsi in assoluto, però quando gioco sono convinto anche di essere forte, capito? Quindi cioè, è una perversione che è anche divertente. Poi li vado sempre a salutare quando riesco, prima della partita o a fine partita, cioè ci mancherebbe, anche quando arbitrano di merda e ci fanno perdere, ma quest'anno non era mai successo. Mazzo, Paolo. Tu sei più abituato a perdere, insomma, in questo momento. Sì, è vero, no, siete bravissimi, e come dicevo all'inizio, ho avuto la fortuna e ho la fortuna di avere tanti amici all'interno del vostro gruppo, e soprattutto di avere nella mia collezione di gadget e di maglie, avere anche la divisa di Carmelo Paternico, che arbitrò la finale storica al Forum, con tra l'altro sottoscritto presente, quella del 16 maggio, del secondo scudetto. Siete bravi perché in alcune cose siete probabilmente anche più bravi di noi. In una lo dico senza polemica, anche il discorso dell'età, va bene gli arbitri giovani, però penso che sia fondamentale anche per voi conservare una categoria di arbitri molto bravi, che magari non sono più giovanissimi, perché fanno poi da traino agli altri, perché arbitrare al Paladozza penso che, con tutto il rispetto, sia diverso che arbitrare a Cremona o che arbitrare a Roma in un palazzo semivuoto, per cui è chiaro. Allora, qualche mio amico in battuta, spero che non mi senta Nicola, ma qualche mio amico in battuta mi dice che conosco meglio le regole del basket che non quelle del calcio. Potrei quasi confermare. Esatto, non voglio dire questo, però mi piace seguire la pallacanestro,
so che sicuramente siete stati messi in difficoltà o a dura prova anche dalle ultime innovazioni sì. regolamentari, però ecco, forse anche quello siete stati bravi e siete da esempio per come siete riusciti in poco tempo ad applicare un qualcosa che non dico che stravolga, ma sicuramente rivoluziona un po' quello che è il modo di giocare. Non mi capita, devo dire la verità, non mi è mai capitato al Paladozza di dover inveire contro dei colleghi, mi sentirei fuori luogo e mi sentirei soprattutto fuori posto. Devo dire che purtroppo c'è chi lo fa al mio posto, per cui so che è un ambiente difficile, un ambiente particolare, però so che ha un fascino incredibile ovviamente quando giochiamo noi in casa. Che pazzioso, scandaloso, ruffiano, mamma mia ragazzi, oh. No, il Paladozza è bello sia per Fortitudo che con Virtus, è proprio il palazzetto che ha il suo perché. Sì, no, senza dubbio molto bello. Vi ringrazio e vi dico solo una cosa, ma il discorso del VAR, avete un po' copiato il basket o l'instant replay nello spingere di avere questo strumento con voi? Lo trovate utile? Ma io dico solo, se posso dico solo una cosa, proprio in quella partita che ero presente, che assegnò il secondo scudetto alla Fortitudo, mi ricordo benissimo che dissi, ma figurati se nel calcio ci troveremo a avere i 10.000 e i 15.000 che erano presenti al forum in quel giorno, tutti in silenzio, ad aspettare una decisione e poi vedere questo Paternico con il braccio alto dei tre punti, la segnalazione dei tre punti, e tutti accettarono. Scusate, tutti accettarono con una sportività incredibile. Io ero, cioè non volevo credere che una cosa così arrivasse dopo qualche anno anche nel calcio. Adesso che ne faccio parte devo dire che è uno strumento formidabile per l'arbitro, uno strumento che ovviamente bisogna lavorare per aggiornarlo e per renderlo, diciamo, quasi infallibile. Però una delle cose di questo bellissimo progetto che mi ha colpito di più è l'accettazione che ha da parte sì dei giocatori ma anche del pubblico, dell'opinione pubblica. Cioè si aspetta quasi in silenzio la sentenza del VAR e poi sembra che abbia parlato qualcuno di onnipotente e si prenda comunque la decisione giusta, quasi sempre. Vi ringrazio. Grazie a te. Ciao, Marco e Luca. Abbiamo qualche altra domanda? Ne facciamo ancora un paio. Sì, Marco. Magari... Sono Michele Forte. Ciao Michele, vai. Ciao, intanto ringrazio, intanto mi presento, sono Michele Forte. Sono arbitro a Siena e sono un appassionato sia di calcio sia di pallacanestro. Io provengo da una famiglia in cui ho avuto un arbitro in Serie A di calcio, mio padre è giudice sportivo a Siena, e uno dei miei migliori amici è preparatore tecnico, sì, è preparatore fisico degli arbitri di Siena. E eri segnato dalla nascita? Sì, io ero segnato dalla nascita, sì. La mia domanda è anche riguarda più che altro il prepartita. Come è cambiato il vostro prepartita dalle prime partite fino ad arrivare a, boh, non lo so, a un'eventuale partita di Serie C, fino ad arrivare all'esordio in Serie A? Poi vabbè, a Nicola ci ha già spiegato i prepartita, comunque sia come ha vissuto sia le tre finali. Però è proprio lo stato emotivo, direi ansia. Come viene gestito, se avete dei rituali oppure no, ora che avete finito forse li potete dire. Ecco, questa è la mia domanda. Grazie mille. Comincia tu, Marzo. No, beh, io rituali scaramantici o particolari non ne ho mai avuti. So che ci sono dei miei colleghi che usano sempre, non lo so, gli stessi tipi di slip che sono impresentabili, piuttosto che delle cose neppure pronunciabili, perché porta sfortuna, fortuna. Da questo punto di vista non ho mai avuto cavoli particolari. È chiaro che l'approccio a una partita diverso, quando inizi sei più spensierato, è più un approccio conoscitivo di capire cosa stai facendo, cosa stai andando a fare, in che ambiente ti troverai, poi è chiaro che più sali l'approccio è differente, ma io picchierei sempre sullo stesso tasto che poi è un mio cavallo di battaglia, che è proprio il fatto di essere di capire quello che è l'importanza del ruolo, cioè di quello che andiamo a fare. Ma io credo che non ci sia bisogno di arbitri
troppo sul pezzo, e questa è una provocazione che ho sempre fatto, cioè di arbitri preparati, però di arbitri anche un pochino spensierati, perché alla fine se no si rischia di assomigliare più a robot e meno a uomini di sport, per cui io anche in Serie A mi è capitato di fare anche partite di cartello, anche partite magari fondamentali o importanti per quello che è il campionato, e le ho sempre affrontate con lo spirito, immagino e credo giusto, di grande senso di responsabilità, ma come dicevo prima anche così, di divertimento, cioè di essere consapevoli che comunque è uno step di una carriera, è un tassello in più di una carriera, e per essere ricordato deve essere un qualcosa di assolutamente piacevole. Sì, è vero, concordo anch'io, aggiungo solo una cosa, il pre-partita è solo una questione di gestione della tensione, cioè io quando ero piccolo, giovane, scusate se sono delle ragazze, mi cagavo addosso, la tensione, non, tensione nervosa proprio di… e crescendo, facendo più partite, mi sono reso conto che la tensione era dovuta all'attesa, cioè finché non incominciavo il mio ruolo da arbitro, avevo questa tensione, cioè quindi quando ero a casa, la mattina mi svegliavo, poi pian pianino, appena mi mettevo in macchina e partivo per andare a arbitrare, quindi cominciava il mio ruolo, passava la tensione, ero già mentalizzato, quindi pian pianino ho capito che la capacità di gestire la tensione, quello che faceva la differenza, ti permetteva, come diceva Mazzo, di vivere bene, perché l'obiettivo poi dopo è vivere bene. Quando ti rendi conto che ti mandano a fare, cioè più cresci, ti mandano a fare quelle partite perché sei capace di fare, perché sei bravo, non hai più la tensione di oddio cosa andrò a fare, o sarà la partita difficile o difficile, no, la partita è alla tua portata, perché sennò non sei lì, e questo vale pian pianino finché non arrivi a livelli altissimi. Quando arrivi a livelli altissimi, la gestione della tensione è opposta, cioè fai di tutto per sgretolare l'importanza della partita, per arrivare a quello che diceva Paolo prima. L'incoscienza ci vuole, perché se tu non fossi incosciente a fare quelle partite dove ti rendi conto che una tua decisione può valere dei milioni per un'altra società, e questa è una pressione, una tensione che non potresti gestire, allora è più giusto non saperlo, cioè quindi essere incosciente e pensare che vai a fare una partita di 11 contro 11 tra scapoli ammogliati, faccio per dire, per riportare a livello giusto la tensione, cioè noi facciamo questo lavoro qua perché ci piace, perché abbiamo passione, perché ce lo dobbiamo godere, e soprattutto dobbiamo godere anche nel momento in cui siamo dentro, cioè non puoi non goderti anche alcune geste o alcune cose dei giocatori. Io quando ero giovane passavo sempre di fianco a un giocatore che aveva fatto una semi sforbiciata, un gol da metà campo, e gli facevo i complimenti, gli facevo una battuta, qualcosa, gli dicevo sempre, ma perché mi divertivo anch'io, cioè, e il segreto è quello, cioè gestione della tensione nel pre-partita, avere quella giusta è quella che ti fa arbitrare bene e vivere bene soprattutto i momenti. Ok, grazie mille e complimenti, grazie ancora a te. C'era una domanda di Carmelo Loguzzo. Carmelo, ciao, buonasera. Ecco. Ciao. No, io volevo innanzitutto ringraziarvi e tra le altre cose portarvi come esempio, avendo avuto la fortuna di avervi incontrato diverse volte e di aver condiviso con voi anche un paio di raduni a Coverciano simultanei, vorrei testimoniare ai ragazzi giovani come due personaggi di questo calibro siano sempre stati molto disponibili e non se la siano mai tirata, quindi questo è un qualcosa che a loro va anche a loro merito. Cioè, io ripeto, sono stato a Bologna ad arbitrare e mentre mi riscaldavo c'era Nicola che si sbracciava da lontano per salutarmi, cioè, voglio dire, cioè, era Nicola Rizzoli che si sbracciava con me. Anche il mazzo l'ho conosciuto in Lide Eccellenza ad una partita a Bergamo, quindi parliamo di secoli fa. Dopo la partita addirittura eravamo io e Dino e ci ha accompagnato e ci ha riaccompagnato in albergo, quindi cioè, per dire la loro cordialità e il loro fatto di non essersi tirato. Dal punto di vista calcistico, con me non correte nessun rischio, perché io ho sempre tifato per il Catanzaro, e quando il Catanzaro è in Serie A voi forse non eravate ancora in Serie A, per cui non ci abbiamo avuto problemi da questo punto di vista. No, la mia domanda è così, magari anche per curiosità, volevo chiedervi come può essere, come gestite
le situazioni in cui vi rendete conto che tra voi, tra i collaboratori, c'è qualcosa che è andata non per il verso giusto durante magari primo tempo o comunque durante la partita, prevalentemente nel primo tempo. Noi abbiamo la fortuna di avere i time out e di ritrovarci pochi secondi per parlarne. Voi utilizzate, c'è l'utilizzo dell'auricolare per questo, oppure poi nell'intervallo lo sfruttate appieno per correggere il tiro e tra le altre cose anche psicologicamente dateci un consiglio su come bisogna gestire gli errori che magari sono palesi e come parlarne anche con gli altri. Che domandina, Carmelo, mannaggia. No, è una delle cose più complicate della partita, cioè la gestione dell'errore è di per sé complicata. La gestione dell'errore di un tuo componente della squadra è potenzialmente ancora più complicata, perché tu sai come gestire, come sei fatto te, quindi il tuo obiettivo nel momento in cui ti rendi conto che c'è questo errore, ed è un errore magari anche importante, cioè io ne ho avuti gli assistenti, per conto ero anche il quarto uomo di quel Milan-Juve col gol di Muntari, quindi per farvi capire, e lo fece nel primo tempo l'assistente, rientrato nello spogliatoio, era un automa, probabilmente anche prima della partita lo era, ma è di suo, ma al netto di questo, sicuramente lì hai da pensare a che cosa devi fare, cosa devi dire, come puoi gestire la situazione per fare in modo che lui ritorni vivo, perché in quel momento lui era buio, in blackout, quindi non è sempre semplice. E quello che io posso suggerire è la condivisione anche di questa cosa, cioè il fatto di dire all'interno di una squadra abbiamo tutti la stessa faccia, cioè vuol dire faccio bene io, fai bene te, faccio bene io, sbagli te, sbaglio io e viceversa, è un modo per partire da un presupposto di ci aiutiamo, ci supportiamo e facciamo in modo di… Quindi condividere anche l'errore è un modo per smezzare le responsabilità da un lato, dopodiché ci vuole la forza degli altri componenti della squadra per far vivere l'episodio nella maniera adeguata, perché come abbiamo detto prima, se non siamo un pochettino pazzi e incoscienti, il rischio che la consapevolezza di che cosa voglia dire un errore ti rimanga come tarlo in testa e ti condizioni il resto della partita. Allora, io ho sempre fatto questo esempio nella gestione degli errori e l'ho sempre condiviso con la mia squadra. Noi siamo, la nostra partita di calcio, di partita, è come essere all'interno di un corridoio di un hotel con 300 porte, perché le situazioni della partita sono 300, di cui 30 sono importanti, di cui 2 possono cambiarti la vita. Quindi su 300 sono solo 2 quelle veramente importanti. Noi dobbiamo essere consapevoli che nel più breve tempo possibile dobbiamo entrare in ogni porta, aprirla, guardare, prendere decisione e soprattutto chiuderla a chiave e andare su quella successiva, perché se una volta presa la decisione lasci la porta aperta, vuol dire che la testa in qualche maniera può tornare indietro e essere condizionata dalla porta che lasci aperta. Quindi la cosa più complicata è sempre chiudere a chiave le varie porte, poi ci pensiamo dopo, alla fine dei 90 minuti, e lì viene fuori l'amicizia, la capacità di sapere che siamo delle persone, siamo degli uomini, possiamo sbagliare, e essere amici aiuterebbe tantissimo. Grazie. Allora ringrazio, se posso aggiungere una cosa, a parte che saluto con grande piacere Carmelo, ma cioè, anche qui la mia non vuole essere una sviolinata, perché non ne sono in grado, probabilmente abbiamo anche noi da imparare da voi, perché Nicola parlava di una squadra dove però, tra virgolette, anche se non mi piace il termine, l'attore protagonista è l'arbitro. Voi siete in tre, soprattutto in Serie A, a dirigere una gara in tre, e sono comunque tre personalità e modi di fischiare diversi, perché è normale che avere come arbitro uno Facchini, intendo dire, piuttosto che Cicorio, piuttosto che Cerabuc, è diverso da avere altri arbitri. Per cui da quel punto di vista lì, cioè avere gli stessi poteri, ma riuscire a combinare e coordinare in un campo piccolo come quello da basket, di fronte a una partita importante, tre personalità e tre modi di fischiare che comunque sono diversi, è sicuramente un merito che avete, anche perché adesso non voglio fare l'osservatore o il commissario, come si chiamava da noi, però una cosa che noto
quando vedo le partite, a parte dalla Fortitudo, ma le partite di basket, è quando c'è un pochino di gelo tra una decisione dell'arbitro e la decisione di un altro arbitro, o comunque tra il feeling che c'è durante la partita tra i tre arbitri. È una cosa che forse da arbitro, ma una cosa che si nota. Se uno ha fatto un fischio che magari l'altro non condivide in un momento che l'altro non l'avrebbe fatto. Per cui sono tutte chiacchiere, però noi arbitri sappiamo quella che è la ricetta migliore per arrivare a un prodotto finito. Cioè, a me viene da ridere, ad esempio, quest'anno quante volte è stato detto e scritto che l'arbitro in campo, ad esempio, teme se ha un VAR di una certa esperienza, che sono tutte frottole da giornali. Secondo me il VAR, per essere un buon VAR e per fare un ottimo servizio, deve capire chi è l'arbitro in campo. Per cui, da questo punto di vista, secondo me ci aiutano, rispetto a voi, probabilmente, i tanti raduni che facciamo, per cui il tanto stare insieme, il tanto conoscersi, il tanto condividere quasi settimanalmente quello che è poi il pane quotidiano, che sono le partite di calcio. Questi ci aiutano a conoscerci e a conoscere quelle che sono le esigenze e le aspettative delle persone, dei nostri colleghi che abbiamo seduto, accanto. Siamo in 21, come diceva Nicola, e tutti con 21 personalità diverse, con 21 modi di rapportarsi con giocatori, dirigenti, e di interpretare, perché no, anche quelle che sono le decisioni in campo. Per cui la bravura anche di un designatore, ma la bravura anche di noi arbitri, deve essere quella di riuscire a creare un'amalgama che alla fine sia vincente. Grazie. Grazie a te, Carmelo. Ciao, Carmelo. Ciao, siamo l'ultima domanda, perché poi Nicola ha un altro impegno e quindi lo liberiamo, come liberiamo anche Paolo, che sicuramente ha altre cose da fare. Bonjo, ci sei, Andrea? Sì. Vai. Buonasera a tutti, sono Andrea Buongiorno, un arbitro mazzolino. Ti conosco. E io ho avuto la fortuna di allenarmi con l'ultime sei stagioni con Luca Banti, quindi bene. Beh, fortuna, adesso non esagerare, dai. Fortuna o disgrazia? Quindi ho bene o male ho sentito parlare di voi. La cosa che mi preme far capire, cioè che voi spiegate magari anche agli arbitri più giovani qui, la preparazione atletica che affrontate durante l'estate, e in particolare a te Nicola, il fatto di avere un obiettivo costantemente dopo ogni successo. Faccio un esempio: Europa League, Champions League, Mondiale, hai lavorato ancora per avere un altro obiettivo, che è stata la finale, che poi vabbè, semifinale europeo. Sempre questa fame di voler arrivare, nel senso di avere il massimo, tutto qua. Grazie. Grazie a te, Uso. È difficile, nel senso che in realtà è la cosa più semplice del mondo avere degli obiettivi e fare in modo di avere degli stimoli. Poi ci sono delle volte che può essere un pelo più complicato. Finché sei giovane, l'obiettivo è sempre di fare meglio e pian pianino arrivi ad avere i primi successi, mettiamolo così. Ma questo può capitare a tutti, cioè il successo uno se lo costruisce, cioè il proprio successo può essere anche una partita di eccellenza, faccio per dire. Io mi ricordo, ero già contento di essere arrivato in interregionale, cioè una volta che sono arrivato in interregionale io ho detto: il mio obiettivo d'arbitro l'ho raggiunto, tutto quello che guadagnerò sarà in più, no? E quindi pian pianino ho ottenuto mille successi che mi hanno dato molta più forza, e una finale di Europa League l'ho vissuta alla stessa maniera, è stato un successo che poi è uno dei tanti e pensavo a quello successivo. Il difficile è stato, e questo non l'ho detto magari prima, non dopo la partita dei mondiali, cioè uno ha fatto i mondiali, io avevo 41 anni, non è che dici smetto, non smetto, cioè ho fatto tutto, tu dici no, cavolo, mi manca ancora, non so, mi creo l'obiettivo che è la finale degli europei. Il difficile, e avevo pensato di smettere, è stato proprio quello, cioè non riuscire a fare la finale degli europei, o meglio, quando mi hanno designato per la semifinale, ovvio che ci rimango male, perché sapevamo di aver tutte, peraltro Banti doveva essere uno della mia squadra, non è potuto venire all'ultimo momento per motivi migliore, che probabilmente tu conosci, e che fa capire anche
che uomini ci sono all'interno del mondo arbitrale. Non è solo, cioè Luca ha fatto una scelta personale mettendo davanti la moglie per una cosa che potenzialmente poteva anche non fare, per quanto mi riguarda, invece ti dà l'idea di proprio della sostanza anche dal punto di vista dell'uomo. Detto questo, quella partita lì e quella finale lì potevamo farla, cioè era solo una questione di scelta, poteva scegliere noi come scegliere un altro, mettiamola così, sceglie quell'altro, tu ti vai a fare la tua semifinale, in quel momento sei incazzato nero perché perdi l'obiettivo. E io, se avessi fatto quella finale lì, avrei smesso di arbitrare, perché davvero lì avrei fatto tutto. Non fare quella partita lì mi ha dato uno stimolo ancora più forte, cioè io ero indeciso se smettere lo stesso o no, facendo la semifinale degli europei, ho detto, intanto più di così non posso fare, cosa faccio, smetto o non smetto? Il fatto di non aver raggiunto un successo, al contrario, è stato lo stimolo maggiore, quindi gli stimoli li trovi sia che tu raggiungi l'obiettivo sia quando non lo raggiungi, è proprio un modo di essere personale, tu lo puoi trovare dappertutto lo stimolo per fare bene, e se hai lo stimolo, se hai il tuo obiettivo, riesci ad allenarti bene, cioè il segreto dell'allenamento è funzione dello stimolo che tu ti costruisci, ed è, ripeto ragazzi, l'ha detto prima Mazzo, l'ha detto benissimo, ognuno ha il proprio individuale, cioè non è che deve essere quello per tutti, perché se no partiremo sconfitti in partenza. Lo stimolo deve essere un qualcosa di raggiungibile, cioè un obiettivo che tu ti fissi ed è raggiungibile. Una volta che l'hai raggiunto, penserai a quello successivo ancora, eccetera, eccetera, fin quando non decidi di cambiare pagina e di smettere, e si troveranno altri stimoli. Mazza adesso è uno dei bar migliori che ci sia, non solo in Italia, indubbiamente. Prima era uno degli arbitri migliori, domani farà qualcosa, cioè quando giri pagina hai degli altri obiettivi che ti crei, ti costruisci. Grazie a te, Mondo. Ok, Gianni, scusa un attimo Marco, c'ho una domanda, sì, per Mazzo. Vai. Nella tua carriera arbitrale, no? anche per Nicola, beh, guarda. Scusa Bonzo, liberiamo magari allora solo Nicola che alle... Sì, perché alle 8 ho gli arbitri di San Marino, che faccio la stessa cosa con loro. Ah, grazie mille. Grazie. La disponibilità. È stato un piacere, davvero, ragazzi, di avervi rivisto, chi ci avevamo già visti, e speriamo di riabbracciarci presto in campo. Dai. Grazie Nicola, ciao. Un abbraccio. Ciao, grazie. Vai Bonzo. Prima hai detto che hai vissuto tutte le partite in maniera tranquilla, carico ma tranquilla. Con Luca, no, si pensa in questi anni, cioè, che la partita arbitrata bene passa sempre troppo velocemente rispetto a quando arbitri male. Non so se hai vissuto anche te questa sensazione. Sì, nel senso, anche quando c'è un turno fermo, magari fai una cappellata e c'è un turno fermo, non riesci mai a goderti il fatto che sei arrivato in Serie A, che sei a livello internazionale, giri l'Europa. Non so se anche durante la tua carriera, vivendola in maniera come l'hai vissuta, hai provato queste emozioni qui. Sì. No, sono completamente d'accordo, perché c'era un vecchio designatore che tra l'altro è toscano, che è Braschi, che tra le cose che mi ha insegnato diceva sempre che uno dei pericoli maggiori per un arbitro era quando c'erano dei picchi di positività, che vabbè, parlando in questo momento non è il massimo, però voglio dire picchi di positività normali, nel senso quando tutto andava bene, quando sembrava che il vento tirasse dalla parte giusta, è un pericolo per un arbitro, perché è comunque nel DNA di ognuno di noi doversi rialzare da situazioni che sono sfavorevoli. Sono d'accordo sul fatto che quando fai la bella partita, la partita che ti esce bene, dove non ci sono polemiche, saresti pronto a farne altre 10 probabilmente, anche il giorno dopo, però è un momento che passa in fretta, mentre sembra che non passi più quando c'è una partita che scatena polemiche, e qui secondo me deve essere anche bravo chi gestisce gli arbitri,
per cui il fatto di capire che dietro un arbitro, io in quello ci ho sempre creduto e ci crederò sempre, dietro un arbitro deve assolutamente esserci un uomo, è la figura di un uomo, e per cui il fatto di rimettere in campo un arbitro, il fatto di rimetterlo in campo nelle condizioni psicologiche e fisiche migliori, anche dopo una prestazione che può essere incolore, credo che sia assolutamente fondamentale. Sai, uno, secondo me, è uno dei pericoli più grossi per un arbitro, soprattutto giovane, per un arbitro che inizia una carriera, è pensare che un errore fatto in campo diventi un ostacolo. E invece un errore, io lo dico ai ragazzi giovani, soprattutto della mia città, tante volte a livello provocatorio, un errore deve essere un compagno di viaggio di un arbitro. Cioè dobbiamo capire che dagli errori si migliora, ma gli errori ci saranno sempre. Cioè un arbitro che prende 150 decisioni in una partita e ne sbaglia 4 è un fenomeno, ma ha fatto 4 errori. Per cui io non ho mai avuto la paura dell'errore, della prestazione, ho avuto più paura di essere magari in alcuni casi superficiale, ho lavorato in tutti questi anni per non esserlo. Sul body language intendi? Sull'atteggiamento del corpo, su come cioè, ti vedevi in televisione? Sì, cioè mi rivedevo, magari non capitava gli ultimi anni perché ero arrivato a un livello di esperienza che non potevo permettermi di essere superficiale, però mi sono capitate, lo diceva Nicola prima, ti aspettavi magari la partita di Serie A quando eri giovane e ti arrivava invece la gara di Serie B, per cui non volevi farlo vedere all'organo tecnico, ai colleghi, però non andavi con la stessa carica adrenalinica di andare a fare una gara di Serie A. E l'atteggiamento per un arbitro è fondamentale. Lo diceva prima Galasso, e l'ho apprezzato, cioè fare gli scalini del Paladozza, che io ho fatto solo da spettatore, da ospite, fare gli scalini del Paladozza e trovarsi di fronte, che sia Virtus o che sia Fortitudo, un Paladozza pieno per un arbitro, qualcosa, è difficile essere superficiali in una gara del genere. Magari vai in un palazzetto dove senti l'eco del fischio, o in un palazzetto dove ci sono 300 persone e non sono le 6.000 del Paladozza, e allora lì esce la classe, il temperamento di un arbitro che deve trovare la concentrazione in una serie di altri ingredienti che ovviamente si è confezionato lui durante la carriera. Grazie. Grazie okay. A te, buongiorno. Lascio un attimo solo al volo la parola a Gianni Carotti e poi chiudiamo. Gianni? Sì, solamente per chiudere, ringraziare Rizzoli che ci ha già salutato e Paolo Mazzoleni, chiudendo con lui con una battuta. Tu vai spesso a vedere le partite del Treviglio, vero? No, sono andato alcune volte per il fatto di portare mio figlio, però gli ho spiegato che non è quella la pallacanestro. Ah, ho capito, no, io volevo sapere cosa ne pensavi del giocatore numero 9 del Treviglio. Che è il tuo... Che è mio figlio. No, beh, bravissimo. Allora, no, ma non lo dico perché sto parlando di te, non me ne frega assolutamente nulla, cioè non farei bella figura. Però sono dell'allenatore di Treviglio con cui... Facciamo delle telefonate, secondo me preparatissimo, un ragazzo preparatissimo, anche se tutta questa sua preparazione, io gli dico sempre, gli rinfaccio sempre, l'ha invecchiato, perché è più giovane di me, ma dimostra 70 anni di Artemati. Ma al di là di questo, cioè, si parlava spesso dei giocatori e per cui lui è il classico giocatore che in quella categoria ovviamente è molto migliore di tanti americani, che io mi chiedo ancora il perché della loro presenza, per cui è uno, un giocatore assolutamente importante in un ambiente giusto, senza pressioni e dove si mangia e si respira pallacanestro da tanti anni come Treviglio. Infatti lui si trova veramente molto molto bene. Bene, era okay. Solamente per fare l'ultima battuta per chiudere. Grazie a tutti e penso che la chiusura è giusto che la faccia Marco, che è stato un po' l'artefice di questo nostro incontro. No, grazie Gianni, grazie davvero a tutti. Innanzitutto, ovviamente, grazie a Paolo e a Nicola che ci ha già salutato. Credo che sia stata un'ora e mezza di chiacchiere utili per tutti e di aneddoti interessanti. Quindi, grazie ancora Paolo della disponibilità e del tempo grazie che ci hai dedicato. Grazie a voi. Speriamo di vederci presto a Palazzo a Bologna. Assolutamente sì. Noi invece con voi ci vediamo sabato. Sapete che c'è Raffaele. Della giornata tipo con noi, quindi ci vediamo sabato
Grazie a tutti, buona serata. Ciao a tutti, sì, ciao ciao. Ciao, grazie. Ciao.